Ciao a tutti, Ciao. Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. In studio con me Antonella Cateri. Con me Nicola Rizzardi, il nostro chef. Bene, oggi? Pesce. Pesce? Mazzancolle. Facciamo delle mazzancolle, le scottiamo in padella, profumate al timo e abbiniamo un'insalatina un po' insolita con sedano, finocchio e cocco. Cocco, mai fatto in pesce il cocco. Questo. Gli ingredienti sono mazzancolle, timo, noce di cocco, finocchi, sedano, limone, olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale e pepe. Andiamo? Andiamo. Siamo pronti? Puliamo? Io sono pronta a vedere. Le nostre mazzancolle. Togliamo solo la parte centrale. La testa no? No, lasciamo la testa attaccata e la codina. No? Per presentarle bene, no? Vabbè. Poi cerchiamo di vedere se hanno il loro budellino da togliere. Questo non ce l'ha. Pure ce l'ha, ma non è. Questo non ce l'hanno. E queste non mangiano, sì. Le abbiamo viste. Non mangiano questi. Non mangiano. Non l'hanno mangiato prima. Abbiamo tutto, le mettiamo un po', ecco, in fila. E con uno spiedo cerchiamo di infilare. Facciamo la parte della testa, sì. Sì, perché con un solo giro cogliamo tutti, no? Uh-huh. Poi li andremo a togliere, giusto? È solo in cottura per avere. Ecco qua. Mettiamo un po' a marinare con i rametti di timo. E un filo di olio extravergine di oliva. Le scottiamo per 3-4 minuti, un 3-4 minuti in padella. Bistecchiere, ecco quello che abbiamo noi. Ah. Prendiamo il nostro sedano, prendiamo dalla parte così, il nostro cuore bello pulito. Poi abbiamo la nostra noce di cocco e il nostro finocchio. Il cocco col pesce, mo. È molto buono, ha una certa freschezza. Eh sì, immagino. Facciamo così e andiamo a tagliare sottilissimo. Mettiamo la nostra insalatina di finocchi, poi ecco qui, facciamo lo stesso con il sedano, abbiamo la parte verde, il cuore, no? Mm-hmm. Più buono. Insalatina, sì. Tenera, profumata, no? Avere questa insalatina buona. È particolare perché il cocco dà una certa nota gradevole al piatto. È da assaggiare, da vedere. Il cocco. Sottile, sempre. Ecco qua. Siamo sempre attento alle mani quando si taglia. Sì, le mani sempre un po'. A modo di granca, no? Chiuse, fatte così, il coltello è quello batte che scivola sopra. Che scivola sulla parte così, se mettiamo le dita così tenderemo a tagliarci. Invece, facciamo così il cocco con le dita. Invece così, questa è la tecnica che comunque si adopera in cucina. All'inizio è meglio che il coltello non taglia tanto, no? Se scappa può capitare anche a noi, quindi non è detto che. Mettiamo un pizzico di sale. Una grattatina di pepe qua, ci sta bene in questo caso, olio extravergine di oliva e mi dai la grattugia che grattugiamo un po' di buccia di limone, profumiamo con un po' di buccia di limone, qua. Buona questa insalata. Sì, molto estiva, molto fresca, no? Mettiamo un po' anche adesso succo, no? Poco poco, cucchiaio e giriamo. Lasciamo un attimo insaporire la nostra insalatina. Vedi perché mettere lo spiedo dalla parte destra? Con un solo movimento finiamo e giriamo la nostra porzione, no? Bene, lasciamo insaporire tutto e attendiamo
la cottura delle nostre mazzancolle. Tonella, la nostra insalatina è bella pronta. Questo cocco ti ha lasciato un po' perplesso. Sì, sì. Però adesso che lo assaggi con il... Infatti devo assaggiare. Con la mazzancolla. Sono proprio curiosa. Veramente buono, anche perché comunque esistono abbinamenti con il cocco e crostacei. Sì, però cioè, con l'insalata così non ho mai assaggiato. Però noi diciamo lo riportiamo sulla terra con il finocchio e il sedano, quindi per renderlo buono, un po' più appetibile e a uso nostro. Togliamo il nostro spiedino. Chiudiamo il nostro calore. Posto. Lasciamo un attimo riposare con filo d'olio extravergine oliva, giusto per renderlo ancora più croccante. Adagiamo l'insalatina al centro, che dona molta freschezza al piatto. Bene. Poi il nostro profumo delle mazzancolle, freschissime, si lasciano. Si sente. Un gusto spettacolare. Prendiamo così e adagiamo l'insalatina. Ecco qua. Bello. Possiamo finire con qualche altra fettina di cocco, dare freschezza. Ecco qui. Un'irrorata di olio extravergine oliva. E il nostro piatto è pronto. Le mazzancolle possono essere anche lessate, quindi cotte al vapore, se vogliamo. Ah, io penso così sia più buone. Se vogliamo, diciamo, c'è chi pensa in una maniera un po' più salutistica, può essere anche lessata, anziché essere scottata, anche se nella rosolatura c'è la caramellizzazione delle proteine e degli zuccheri presenti, no? Quindi dona più sapore e più gusto al pesce. Non resta che provarlo. Vi attendiamo alla prossima ricetta e alla prossima puntata, sempre su questo canale. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.